Ben ritrovati anche questa settimana, una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura. Come sempre, tantissimi argomenti idealmente sul piatto in ambito agricolo e agroalimentare. Parleremo dell'eccellenza della nostra carne piemontese, ma prima la fotografia dell'IRES Piemonte per quanto riguarda lo stato di salute dell'economia piemontese, luci e ombre. In particolare c'è una penalizzazione da parte del lavoro che purtroppo è sceso rispetto ad alcuni mesi fa, però ci sono dei comparti come quello agroalimentare che lasciano ben sperare per il futuro. Crescita stabile ma debole e rischi all'orizzonte. Questa in sintesi la situazione dell'economia mondiale a metà 2019 dopo 2 anni di espansione. Il PIL piemontese, dopo una crescita dell'1,1% nel 2018 superiore alla media nazionale 0,9%, denuncia recenti segni di frenata. I segnali recenti sono però negativi, con la produzione industriale del primo trimestre 2019 a meno 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. In calo anche ordinativi, fatturati e grado di utilizzo degli impianti, sofferenze specie per auto e tessile, dati positivi per Cuneo e Alessandria anche grazie all'industria alimentare. Questo è il fermo immagine del Piemonte al 2019, un anno in un contesto di grandi fenomeni di trasformazione globali. Demografia, tecnologia, cambiamento climatico e conseguenti terremoti geopolitici e commerciali stanno mettendo in crisi i vecchi assetti. Il Piemonte, come ogni comunità, è impegnato a cercarne altri e la transizione dai vecchi modelli della società novecentesca verso quelli nuovi, verso un Piemonte più sostenibile, deve fare i conti con vari ostacoli. Perché le sorprendenti scoperte scientifiche cambiano la routine produttiva, amministrativa, il modo di vivere e consumare, di abitare, di muoversi, in una parola perché si trasformino in innovazione sociale ed economica, al Piemonte servono investimenti in cose e persone. Da un lato infrastrutture sanitarie, logistiche di trasporto rinnovate, dall'altro un diffuso salto culturale nei cittadini, fra gli imprenditori e nella pubblica amministrazione. La situazione in questo momento è di una crescita moderata dal punto di vista del prodotto interno lordo e di un recupero parziale in termini dell'occupazione. Quindi questo sono due segnali importanti, anche se il futuro, quello di breve periodo, non si sta confermando roseo, cioè il tasso di variazione annuale del PIL si stima che si riduca. Nei prossimi mesi si sta già di fatto riducendo, siamo intorno, le stime per il 2019 parlano di uno 0,2% di variazione e il tasso di occupazione, il tasso di disoccupazione rimane più o meno stabile. Se andiamo verso un Piemonte più sostenibile, questo è il problema fondamentale, perché significa affrontare fenomeni di carattere strutturale che determinano degli importanti cambiamenti nella nostra collettività. I cambiamenti più rilevanti sono quelli di natura demografica, cioè c'è un progressivo invecchiamento della popolazione, l'indice di vecchiaia è sopra quota 200, l'indice di vecchiaia misura il rapporto tra gli ultra 65 anni e i ragazzi che hanno meno di 15 anni, c'è un problema di cambiamento climatico, le temperature stanno crescendo e questo produce naturalmente dei problemi, delle ripercussioni a livello economico, soprattutto per il settore agricolo e rurale. E poi c'è un problema legato al cambiamento tecnologico, cioè la tecnologia è una grande opportunità, ma bisogna essere in grado di sostenerla, affrontarla, occorre maturare le competenze tecnologiche e digitali per affrontare appunto le nuove sfide. Si tratta di un quadro che cambia a livello di provincia? Sì, cambia a livello di provincia, perché anche lì tradizionalmente, abitualmente ci sono province che vanno meglio sia dal punto di vista occupazionale che in termini di produzione. Ad esempio la provincia di Cuneo è sicuramente la provincia più ricca, risponde meglio anche per un insieme di fattori legati ad un tessuto imprenditoriale forte e stabile. Peggio invece altre situazioni, ad esempio anche la provincia di Torino con tutta l'area metropolitana, che sono state tradizionalmente da sempre più legate a settori industriali come l'automotive, che registra dalla fine del 2016 un calo da questo punto di vista.
Per affrontare la sfida della sostenibilità occorre fondamentalmente porsi il problema di cambiare comportamenti, stili di vita, occorre sviluppare la capacità e il coraggio anche di osare di più. I cambiamenti ai quali facevo riferimento prima, quelli tecnologici, demografici, climatici, rappresentano anche delle opportunità per determinare dei cambiamenti a livello individuale, come imprese, come sistema delle pubbliche amministrazioni. Occorre fare attenzione, perché di fronte a un cambiamento ci si adatta sempre. È possibile che questo adattamento avvenga verso il basso e quindi, come dire, accettiamo il cambiamento e aspettiamo che passi la nottata, oppure può essere un cambiamento verso l'alto e quindi ci adattiamo, nel senso che sviluppiamo una maggiore capacità, una maggiore velocità di azione. Ecco, quello dovrebbe essere il cambiamento verso il quale andiamo, tutti quanti assieme, pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini. Due parole sull'IRES. Ma il nostro istituto è un istituto che è nato nel 1958, quindi abbiamo 60 anni, oramai siamo anche noi, stiamo andando verso un periodo di anzianità, diciamo così, però siamo un istituto che in questi ultimi anni si è molto rinnovato, spostando anche l'attenzione da l'osservazione e la descrizione dei fenomeni al tentativo di valutare le politiche che la regione e le amministrazioni locali portano avanti sul territorio. Qual è il ruolo di IRES Piemonte oggi? Sì, abbiamo avuto nell'ultimo quinquennio una serie di deleghe con atti formali del Consiglio regionale per occuparci di partite di cui storicamente non ci eravamo occupati. Da un lato la sanità, dall'altro il diritto allo studio, dall'altro ancora la valutazione delle politiche. Secondo noi molto importanti, perché deleghe molto importanti, perché ne va della efficacia della spesa, insomma. Ecco, dalla sua scrivania come vede cambiare il Piemonte? Ma il Piemonte fatica, su questo non ci piove, ormai ce lo diciamo da tempo, ormai da un po' di anni c'è stata la fase, come dire, espansiva legata anche non solo alla vicenda olimpica. Ora siamo un po' affaticati, però devo dire che abbiamo molte risorse e potenzialità da valorizzare, da portare in campo, e quindi direi che non si può, oltre che non si deve, non si può essere pessimisti. È ben evidente che le infrastrutture sono fondamentali per il rilancio e lo sviluppo economico del Piemonte, lo diciamo da sempre, ma mi fa piacere che non lo dica solo la politica, ma lo dica l'IRES, perché se lo dice l'IRES vuol dire che lo dice l'oggettività di una ricerca scientifica. Noi sulle infrastrutture siamo già all'opera, io martedì mattina parteciperò personalmente al consiglio d'amministrazione di TELT che si svolgerà a Parigi, perché ci sarà l'insediamento del nuovo coordinatore nominato dalla Commissione europea, che quindi è un'occasione importante e storica, e soprattutto è l'occasione per rilanciare la necessità di partire e procedere speditamente con la parte italiana, quindi con i bandi ancora aperti sulla parte che ci riguarda direttamente, che è la parte di nostra competenza nazionale. Parallelamente, perché non c'è solo la TAV, lavoriamo sulle altre infrastrutture del Piemonte. Abbiamo calendarizzato per inizio luglio un incontro col ministro Toninelli. Proprio questa mattina, nel viaggio tra Alba e Torino, il mio assessore Gabusi mi ha sottoposto il dossier che intendiamo presentare al ministro Toninelli. È un dossier che naturalmente parte dalle esigenze di Torino per quanto riguarda la speditezza nei lavori sull'8-1 della metropolitana e il proseguire sull'8-2. È un programma che ha al suo interno l'Asticuneo, il Terzo Valico, la Pedemontana, il Tenda, il collegamento ferroviario tra Novara e Milano, la questione della strada dei frontalieri, se così possiamo chiamarla, che riguarda il VCO tra Verbania e Locarno, cioè a tutti questi nodi strategici che sono i principali e sui quali noi vogliamo evidentemente metterci non solo la testa, ma metterci l'attenzione diretta per seguire insieme al Ministero il loro andamento.
La nostra intenzione è tornare a programmare, quindi non subire una programmazione inerziale, ma tornare a stabilire una vision e sulla vision utilizzare degli strumenti importanti che sono a nostra disposizione. L'IRES in tutto questo è quella che ci può mettere in condizione di realizzare quello che noi pensiamo, perché è un istituto di ricerca importante che ha dato lustro al Piemonte e che soprattutto ha dato aiuto agli assessori passati. Noi vogliamo continuare a potenziarlo e crediamo che possa essere realmente uno strumento molto utile per andare nella direzione delle attività produttive che pensiamo noi, cioè quella dei cluster tridimensionali, quelli che si parlano, creano lavoro e opportunità vere di lavoro. Tanto noi veniamo da un decennio in cui l'economia piemontese ha sofferto moltissimo e mentre l'agricoltura e l'agroalimentare, nonostante le difficoltà, sono gli unici settori che hanno dato un segno più sul prodotto interno lordo, un segno più sull'occupazione. Di qui dobbiamo partire per percorrere una strada che porti il Piemonte ad avere una maggiore sostenibilità. Che cosa sta facendo l'agricoltura e l'agroalimentare? Intanto già oggi siamo l'agricoltura più verde d'Europa, quella che emette meno CO2 in atmosfera, quella che ha meno residui di prodotti chimici, quindi che utilizza sempre meno e meglio i prodotti fitosanitari, quella che ha il massimo numero di aziende biologiche, quella che è leader sulla biodiversità. Ma sostenibilità in agricoltura vuol dire sostenibilità ambientale, ma vuol dire anche sostenibilità sociale, quindi con il grande ruolo che le aziende agricole stanno avendo nei percorsi di inclusione e di sostegno alle persone svantaggiate, dagli rifugiati agli immigrati, passando per le persone che vivono momenti di difficoltà di tipo psicologico o di tipo fisico, attraverso la nuova frontiera dell'agricoltura sociale. Oggi ciò che è importante è garantire però anche la sostenibilità economica dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Se non garantiamo il giusto prezzo ai nostri produttori agricoli, rischiamo che questo grande sforzo in termini di investimento e di coraggio che hanno messo in campo i nostri imprenditori venga meno, e questo non ce lo possiamo permettere, perché dall'agricoltura e dall'agroalimentare passa una parte importante del futuro positivo e sostenibile della nostra regione. E ora parliamo di grandi appuntamenti annuali. Torna come sempre, ed è stata ambientata al Real Park di Entracque nella Cuneese Valle Gesso, la festa dei pensionati Coldiretti di Cuneo. In più di 800 da ogni angolo della provincia di Cuneo si sono riuniti al Real Park di Entracque lo scorso 20 giugno per celebrare la 23esima festa provinciale dell'Associazione Pensionati, dedicata a chi ha dato e dà ancora un contributo essenziale alla crescita delle aziende agricole. L'attivismo dei pensionati Coldiretti non è mancato ad Entracque, in una giornata di convivialità ed allegria che è stata anche occasione per alcuni speciali ringraziamenti. 23esima festa provinciale dei pensionati di Coldiretti Cuneo, per te la prima da presidente provinciale. Sì, per me è la prima da presidente provinciale, mi fa molto piacere essere qui con tantissima gente, c'erano tantissimi nostri soci, credo che sia un momento bello. Vissuto in semplicità, in serenità, è un momento che la gente apprezza perché c'era una grande partecipazione, per cui sicuramente è sempre una cosa positiva per la nostra Coldiretti, per il nostro movimento dei pensionati. Un'edizione questa nel segno del ringraziamento a chi ha dato un contributo particolare per la Coldiretti di Cuneo. Quest'anno abbiamo pensato di fare un momento di ringraziamento alle persone che si sono impegnate in Coldiretti, quindi a molti presidenti di sezione e a molte delegate delle donne che negli anni hanno lavorato per la Coldiretti, si sono impegnate per la Coldiretti in modo gratuito, quindi con un grande impegno personale per far sì che la Coldiretti crescesse in altri momenti storici diversi da quelli che viviamo adesso, comunque molto importanti, che hanno portato la Coldiretti ad essere quella che è, quella grande organizzazione che dà un supporto notevole alle nostre aziende, per cui un grosso grazie a queste persone che lo meritano ampiamente questo riconoscimento. Ad aprire la giornata di festa la Santa Messa officiata da Monsignor Del Bosco, Vescovo di Cuneo e di Fossano. Monsignore, quella di oggi è una giornata di condivisione, di allegria, ma è anche un'occasione di raccoglimento e di riflessione intorno ai valori della terra e dell'impegno instancabile dei nostri pensionati. Ma è sempre molto bello vivere questi momenti che hanno un tono di vero ringraziamento per il lavoro,
per il lavoro della terra, per tutto quello che tante persone continuano a fare. Io sono convinto che noi, proprio come ci ricorda Papa Francesco, dobbiamo rispettare la natura, rispettare quello che Dio ha voluto donarci attraverso le leggi del creato e che hanno la loro armonia, e noi dobbiamo inserirci proprio in questo grande discorso, nella lode a Dio. Dalle creature noi possiamo risalire al Creatore. La 23esima giornata provinciale dei pensionati Coldiretti è una giornata di condivisione, di confronto e di incontro, ed è proprio questa la forza di Coldiretti. Anche oggi un grande momento di confronto con i nostri pensionati che hanno da poco rinnovato i loro organi con la presidenza di Dino Ambrogio, un momento di confronto che vuole essere sempre di più la quotidianità dell'azione di Coldiretti Cuneo. Nelle ultime settimane abbiamo avuto anche il rinnovo del movimento delle donne, fra poco inizieremo con i giovani, in modo che davvero i momenti di confronto e la democrazia interna alla Federazione di Cuneo sia un elemento fondante su cui costruire un futuro importante per la Coldiretti in provincia di Cuneo, per l'agricoltura cuneese, ma anche come contributo importante che la Federazione di Cuneo può dare all'azione della Coldiretti piemontese. E proprio parlando di contributo fondamentale, è inevitabile parlare anche di pensionati, che sia nelle aziende agricole che nella nostra società sono davvero protagonisti ancora. Protagonisti nella società, ma protagonisti soprattutto nell'agricoltura. In ogni nostra famiglia un pensionato in realtà lavora fino a quando ha ancora un po' di fiato e ha la possibilità di muoversi. Questa è la storia delle nostre famiglie agricole ed è un grande messaggio di insegnamento per le giovani generazioni, non solo per l'impegno, non solo per il coraggio, non solo per l'orgoglio, ma anche tanto per la fedeltà all'organizzazione, perché l'esperienza dei pensionati di Coldiretti ci fa capire come questi 75 anni di storia di Coldiretti si sono potuti realizzare, hanno potuto portare a risultati importanti grazie non solo a presidenti illuminati come il nostro fondatore Paolo Bonomi, ma grazie alla presenza e alla mobilitazione quotidiana di ogni singolo socio. Questa è la storia della Coldiretti dalla propria nascita e questa deve continuare ad essere il futuro della nostra Coldiretti. Secondo la recente indagine XE commissionata dal patronato EPACA di Coldiretti, in più di un'impresa agricola su quattro lavorano in modo continuativo oppure occasionale degli ultra settantenni che arricchiscono di insegnamenti utili le giovani generazioni chiamate a prendere in mano le redini dell'agricoltura. I pensionati portano con sé un bagaglio di esperienza e valori insostituibile e irrinunciabile. Secondo il 69% degli intervistati nell'indagine EPACA XE, gli anziani sono ambasciatori di cultura contadina. Secondo il 64% insegnano e danno consigli utili su come lavorare la terra e allevare gli animali. Gli stessi pensionati delle nostre campagne sentono di avere un ruolo rilevante. Il 69% fra gli over 65 intervistati dichiara di sentirsi abbastanza o molto utile. Oggi celebriamo chi, pur avendo maturato il diritto alla pensione, rimane attivo per volontà propria nelle aziende agricole. Grande gente che continua a lavorare, non sta a casa, non aspetta contributi, ha preso la pensione, se l'ha meritata e adesso sta aiutando i propri figli, i propri nipoti nella conduzione delle attività agricole. Ma è gente anche che ha una grandissima responsabilità che se l'assume tutti i giorni, è quella di continuare a raccontare la loro storia, continuare a raccontare ai figli e ai nipoti la tradizione della gente dei campi e incoraggiare i giovani ad essere di fronte ai problemi capaci di stare ritti con la schiena dritta e capaci di cogliere le opportunità che dai problemi nascono. È con orgoglio che alla 23esima giornata provinciale dei pensionati Coldiretti ospitiamo il segretario nazionale. Sì, io sono venuto per portare i saluti del presidente Grenzi, che purtroppo per motivi familiari non è oggi qui con noi, ma soprattutto per ringraziare anche Coldiretti Cuneo che da tanti anni ha questa attenzione verso i pensionati. Ci sono nuovi progetti, iniziative in cantiere della Federpensionati Coldiretti?
Sì, ci sono nuovi progetti, stiamo chiudendo un progetto Sprinti, ne abbiamo già parlato negli anni scorsi e adesso parteciperemo al Dipartimento della Famiglia su un programma per l'invecchiamento attivo, perché crediamo che anche a livello nazionale, come già alcune regioni stanno facendo, dobbiamo arrivare a una legge, una direttiva per quanto riguarda dare condizioni di vita migliori ai nostri pensionati. Pensionati dunque protagonisti sempre nella nostra società oltre che nelle aziende? Beh, protagonisti perché è aumentata l'aspettativa di vita, si vive di più, i pensionati sono veramente una realtà importante in Italia ma anche in Europa. Consideriamo che l'altro giorno la pensionata più vecchia del mondo, 116 anni di Foggia, era italiana ed è mancata proprio l'altro giorno, quindi si vive di più, le donne però vivendo di più di noi hanno anche il rovescio della medaglia che rimangono sole e quindi c'è bisogno soprattutto di servizi. Ci troviamo alla cascina Lisindrea a Vicoforte, in provincia di Cuneo, per conoscere da vicino questa realtà che da generazioni si dedica all'allevamento della razza piemontese e che ci offre lo spunto per parlare della filiera bovina, che in Piemonte conta numeri importanti, con 800.000 capi e circa 7.000 aziende. Nello specifico sono 6.000 le aziende che allevano la razza piemontese nella nostra regione, con 15.000 addetti, oltre 315.000 capi ed un fatturato che arriva a 500 milioni di euro. Questa è la nostra tala, tra virgolette, quelle che alleviamo i vitelli. Noi abbiamo circa 130 capi di bovina razza piemontese, una parte nascono nella nostra stalla, nella nostra fattrice, una parte li compriamo da una stalla vicina della zona, che ci portano i vitellini, i cosiddetti mangiarin o peparin. Noi cerchiamo nel limite del possibile di lasciargli lo stile, che gli animali possano usufruire del loro istinto dalla specie. Gli abbiamo dato in questa stalla, abbiamo dato lo spazio dentro, lo spazio fuori. L'alimentazione, sono 3 anni che abbiamo finito il periodo di conversione per il biologico. Le coltivazioni che abbiamo noi sono certificate biologiche, noi produciamo grano, orzo, oltre erba medica e fieno di prato stabile e anche pisello proteico che reintegriamo tutto nell'azienda. L'ICP è stato un riconoscimento importante perché il vitello della Fassone, cioè il Fassone vuol dire il vitello della groppa doppia, la piemontese è stata utilizzata anche in incroci per altre razze per migliorare la resa al macello, perché è una resa al macello molto alta. Quando diceva il Bucing et Fassum voleva dire proprio il vitello con la caratteristica della groppa doppia, una muscolosità molto, molto accentuata. Noi cerchiamo nel nostro picco di fare il meglio, ma è anche molto importante che noi comunichiamo ai bambini, ai ragazzi, ai genitori quello che stiamo facendo. Noi siamo stati dei primi fondatori di Fattoria Amica, con le vendite dirette con consumatore, siamo stati tra le prime aziende che abbiamo aderito al circuito di Campagna Amica per il discorso delle fattorie didattiche, proprio perché credo che sia importante il contatto diretto col consumatore. Da dicembre del 2016 il vitellone piemontese della coscia ha ottenuto il riconoscimento IGP, un risultato che ha portato benefici ai territori e garanzie di trasparenza in etichetta ai consumatori. Il Coalvi ci racconta come, dopo questo importante traguardo, ci sia sempre fermento per affrontare al meglio le sfide del mercato. La carne bovina di razza piemontese ha bisogno di tante attenzioni e come consorzio di tutela di questa importante produzione abbiamo da tempo attivato delle nuove procedure per ottenere delle qualifiche sempre maggiori. Mi riferisco in particolare al riconoscimento che questo tipo di carne ha ottenuto prima dalla Comunità Europea e poi dallo Stato italiano dell'indicazione geografica protetta, più nota come sigla IGP, per quanto riguarda i vitelloni piemontesi della coscia. Le nuove sfide di mercato ci impongono
come dire, di trovare sempre nuovi argomenti, e quindi il riconoscimento di questo importante sistema di qualità per le nostre produzioni è sicuramente importante e ci apre, diciamo, nuove prospettive non soltanto a livello italiano ma direi anche a livello europeo e internazionale, anche perché la sigla dell'IGP è una sigla conosciuta appunto in tutto il mondo e che sarebbe un'importante qualifica per il nostro prodotto per conquistare i nuovi mercati. Non solo allevatori, a Cascina Lisindrea si tramanda da generazioni l'arte della macelleria. Torniamo quindi a Vicoforte per scoprire i vari tagli di carne e come prepararli. Non può certamente mancare la tipica battuta al coltello. Questa è un anteriore di una vitella piemontese, di animali che, nostro animale che abbiamo allevato noi, di 16 mesi. Adesso iniziamo a provare il sezionamento. Stacchiamo quello che viene definito l'anteriore. Dall'anteriore principalmente si ricava il bollito. Questo è il sovrapaletta, è un pezzo molto morbido, è un pezzo che va bene per spezzatino, per arrosto. La carne bovina può essere lavorata in parecchi modi, lo stesso pezzo può essere utilizzato per diversi scopi, tipo questo viene chiamato pescetto oppure anche filetto dell'ebreo, è un pezzo che viene bene da scaloppine oppure da anche un arrostino magro oppure fare all'uccelletto. Questo è un pezzo magro che si presta bene da roast beef o da carne cruda. Questo è il sovrapaletta, è un arrosto misto. Anche la legatura, anche quella è un'arte, perché ci sono 5.000 sistemi di legatura. Questo è l'altro pezzo dell'anteriore, del collo. E adesso stacchiamo quello che viene chiamato in italiano il tenerone, in ligure lo chiamano il mataman. È un pezzo che viene bene da arrosto oppure anche da bistecca ai ferri. Qua stacchiamo una copertina, che si è chiamato anche l'arrosto piatto, questo qua viene utilizzato o come arrosto oppure normalmente noi lo utilizziamo per fare una rollata. Questo è il posteriore, partiamo da sopra, questa è la coscia, questo è il carré, da qua esce la scaramella, il bianco costato e tutti i vari tagli di bollito con osso. Poi qua abbiamo il carré che parte da in fondo, che fino qua dove ci sono le costole, ci sono le costate, la costata. Di qua dove si vede qui sotto il filetto, e la fiorentina sarebbe questo pezzo qua. La fiorentina è fatta da filetto e controfiletto, ovvero sia il sottofiletto. Molto importante, soprattutto anche nel sottofiletto, nelle costate, nelle fiorentine, è la frollatura. Soprattutto in Toscana la frollano molto, noi cerchiamo sempre di farla frollare almeno una settimana. Il pezzo che va bene per battuta deve essere magrissimo, perché appunto non deve rimanere nessun pezzetto di grasso mangiandolo. Si taglia prima a striscioline, più fini possibili, solo per comodità, nel senso che viene meglio poi tagliarlo a quadrettini. Per una porzione siamo su un etto e mezzo a persona. La differenza principale tra la battuta al coltello e la carne tritata, diciamo quella tritata, dentro il tritacarne viene un po' scaldata perché c'è un macchinario che gira e quindi si surriscalda. Mentre appunto tagliandola al coltello mantiene le sue caratteristiche, non vengono perse da questo riscaldamento della carne, diciamo. Dopo aver fatto le striscioline, tagliamo a quadretti, così siamo poi pronti per fare la vera e propria battuta. La piemontese è tra le migliori per fare la battuta, nel senso che è una carne meno fibrosa, quindi rimane più intatta al taglio. Quindi si cerca di farla ovviamente più uniforme possibile per quanto si riesce, ecco. Ora è della dimensione giusta, infatti appunto è molto piccola come si può vedere e quindi è pronta per essere mangiata, basta ancora condirla con un po' d'olio, un po' di limone ed è a posto.
La caduta del segreto di Stato sui cibi stranieri che arrivano dai paesi esteri è un ottimo risultato anche per la carne made in Piemonte. Un risultato storico, fortemente sollecitato da Coldiretti, per mettere fine all'inganno dei prodotti stranieri spacciati per italiani, ma anche per consentire interventi più tempestivi in caso di allarmi alimentari che provocano preoccupazione ai consumatori. Con l'eliminazione del segreto di Stato, finalmente potremmo capire da dove arriva, quindi qual è l'origine della carne contenuta in tutti i prodotti trasformati a base di carne. Penso ai salumi, penso a quanto sta vivendo un momento di difficoltà, ad esempio la produzione e l'allevamento di maiali in questo momento, quindi finalmente potremmo capire dove si approvvigionano i grandi stabilimenti di produzione di prosciutti o di salumi in generale. Quindi sarà un grande elemento di trasparenza che, unito all'etichettatura obbligatoria dell'origine su cui il governo si è impegnato, sia per le carni trasformate sia per gli altri settori in cui ancora non c'è, avremo finalmente un'iniezione di trasparenza che farà bene ai cittadini, ma farà anche bene ai nostri produttori, perché consentirà di riportare valore sul prodotto agricolo italiano e piemontese. Carne, salumi e farine, tanti i prodotti che prepara Cascina Lisindrea, andiamo a scoprirli per far venire l'acquolina in bocca anche a chi ci segue. Abbiamo preparato per voi un tavolo dei nostri prodotti che offriamo nella nostra azienda, naturalmente la carne bovina, e in particolare abbiamo preparato due piatti tipici piemontesi, che sono la zingara o albese e la battuta a coltello che ha fatto prima Maurizio. Oltre ad offrire ai nostri clienti appunto la carne di bovino di razza piemontese, abbiamo anche altri prodotti. Alleviamo dei suini allo stato quasi semibrado e facciamo salumi insaccati, salumi, qua abbiamo la lonza e la pancetta. Questi qua sono salami ancora fatti con un budello più spesso, per cui vediamo anche lo spessore diverso, il colore diverso del salame stesso. Invece da questa parte abbiamo anche farine, da alcuni anni proponiamo anche ai nostri clienti farine macinate a pietra. Da quest'anno siamo certificati biologico per quanto riguarda la coltivazione, per cui abbiamo il grano da cui ricaviamo poi la farina successivamente, è comunque biologico. Facciamo farina bianca integrale e farina di polenta, anche lei praticamente semi integrale. Qua abbiamo tagliato anche un salame che mio suocero, ecco, ha sempre fatto i salami in campagna, in cascine, e quindi portiamo avanti la tradizione nostra piemontese, cuneese, nella produzione di salami. E ora l'agricoltura proiettata al futuro, progetto InnovLab, fondi strutturali per aiutare in particolare le aree marginali, quelle del terre alte, quelle di montagna, che hanno grandi possibilità di sviluppo ma che purtroppo tante volte non riescono a decollare. Ora è possibile. Il progetto InnovLab si inserisce nel quadro di un piano europeo integrato, il Peter Grice Lab, che ha come fine quello di rafforzare l'attrattività dei territori rurali di montagna, in particolare per le nuove generazioni. L'obiettivo del progetto InnovLab è sperimentare nuove metodologie di lavoro e favorire l'innovazione delle pratiche imprenditoriali di giovani imprese del territorio. Coldiretti è fra i partner del progetto. Il servizio presenta soggiorno formativo per giovani italiani e francesi tra i 15 e i 18 anni, una settimana in Italia e in Francia per cimentarsi in attività alla scoperta del mondo dell'imprenditoria, 5 giorni nella magnifica cornice dell'agriturismo rifugio Salvin a Monastero di Lanzo. La Summer School vede la collaborazione della Fondazione Piazza dei Mestieri di Torino e permette ai giovani di sviluppare, attraverso lavoro di gruppo, un'idea di prodotto o servizio, anche grazie ai casi pratici e alle testimonianze di imprenditori locali. Siamo al Rifugio Salvin, da ieri è iniziata la scuola Innov School come prima azione di progetto progetto transfrontaliero InnovLab, che fa parte del Peter Grice Lab. Come partenariato, come prima azione di progetto, abbiamo lanciato questa school che accoglierà dei ragazzi provenienti da Italia e Francia tra i 15 e i 18 anni, interessati ai temi dell'imprenditorialità e dell'innovazione, per fare una settimana di formazione intensiva su questi temi qua e divertirsi anche tra giovani. Utilizzando anche i metodi dell'Entrecomp, che è un metodo validato dalla Commissione Europea, che definisce l'imprenditorialità come competenza.
con Lioretti Torino e partner del progetto InnovLab. Per questa InnovSchool porteremo soprattutto il tema dell'innovazione nel campo dell'agricoltura. Oggi verrà anche a portare la propria esperienza un'azienda agricola che produce Toma di Lanzo, di Deborah Perino Ceresole. La formazione che stiamo facendo durante questa settimana di InnovLab, di Summer School, è concentrata sul indirizzare i ragazzi ad avere le informazioni base di autoimprenditorialità. Autoimprenditorialità specialmente diciamo focalizzata sul settore turistico, di valorizzazione territoriale. E ci sarà, prima abbiamo già affrontato tra ieri sera e stamattina tutta la parte di cos'è un'impresa e cos'è un'impresa in grado di generare delle esternalità positive, un impatto positivo su un territorio sia a livello sociale, ambientale, di valorizzazione di prodotti del territorio. E quindi abbiamo analizzato la filiera turistica e poi adesso da oggi pomeriggio inizieremo tutta la fase che porterà i ragazzi a immaginarsi la propria idea imprenditoriale. E naturalmente non ci aspettiamo che la settimana prossima aprano un'impresa, però incominciare a capire cos'è un business plan, a capire cos'è un contesto progettuale di riferimento, a capire quali sono gli obiettivi di un'impresa e la sostenibilità che deve avere un'impresa per inserirsi in un mercato, attraverso un po' di giochi interattivi legati a questo mondo, porteremo i ragazzi venerdì a ora di pranzo a presentare, attraverso quello che viene detto un elevator pitch, un discorso dell'ascensore di 3-5 minuti, a presentare la loro idea di startup che creeranno in questi 4 giorni. Qual è la metodologia che viene utilizzata in questa formazione? Allora, la metodologia che utilizziamo alterna momenti di formazione frontale a momenti di giochi sempre legati al mondo imprenditoriale, a suddivisione in 5 team dei ragazzi, team di 2, 3, 4 persone, all'interno dei quali i ragazzi appunto immagineranno un contesto progettuale, la loro idea di business, e cercheranno prima di scriverla e poi realizzarla attraverso una presentazione con delle slide, e alla fine appunto attraverso un discorso a un ipotetico investitore, nel quale dovranno convincere la platea che la loro idea imprenditoriale è valida e pronta a entrare nel mercato. E per fare questo analizzeremo tutte le 4 fasi delle imprese innovative che le imprese incontrano, quindi la fase seed, la famosa fase startup, nella quale un'impresa sperimenta la propria soluzione, il proprio servizio, il proprio prodotto, fino ad arrivare alle parti di crescita iniziale, crescita sostenuta, nelle quali le imprese consolidano la loro posizione nel mercato. Tutto questo ovviamente cercando di mantenere uno sguardo tra virgolette giocoso e sperimentale per i ragazzi, e quindi non troppo pesante nel loro percorso di formazione di questi 4 giorni. Io sono Deborah Perino, ho l'azienda nelle Valli di Lanzo, precisamente in Valle di View, in una località verso il Colle dell'Is, punto di passaggio tra la Valle di Lanzo e la Valle di Susa. Ecco. Quali sono le caratteristiche della tua azienda? Io in Valle di View faccio la stagione dell'alpeggio, quindi dalla fine di maggio fino alla fine di ottobre. Alleviamo vacche da latte a duplice attitudine, quindi incroci valdostane, Barapus Tartaler, piemontesi, e trasformiamo il latte in Toma di Lanzo, burro e formaggi freschi. Vendiamo poi i nostri prodotti, facciamo vendita diretta in alpeggio e poi vendiamo anche dei negozi sia al fondo valle, arriviamo fino a Lanzo, e anche in città a Torino. Ecco, e i vostri clienti da dove arrivano? I nostri clienti arrivano un po' da diverse parti, sia trovandosi sul confine tra Val di Susa e Val di Lanzo, arrivano sia dalla Valle di Susa che dalla pianura, dalla parte di qua, da Lanzo e dai paesi anche del Ciriacese e delle valli. L'arte della caseificazione dove l'hai imparata? Ma i miei genitori sono margari, diciamo la mia famiglia sono margari da generazioni, quindi i miei genitori e prima i miei nonni, i miei bisnonni, e adesso ci sono io che mi sono diplomata al liceo scientifico e poi ho seguito le loro orme, ho seguito l'attività, l'alpeggio era l'alpeggio che avevano già i miei nonni in Valle di View, e quindi ho continuato il loro lavoro. Tra le tante produzioni c'è qualcuna che va segnalata? Ma
principalmente l'atoma di lanzo, che è un prodotto che oggi è certificato, ha una tracciabilità e quindi ha un maggior rilievo e un maggior valore. Come fanno i consumatori a riconoscere l'atoma di lanzo? L'atoma di lanzo la riconoscono perché ha un'etichettatura e una marchiatura. Rifugio Salvin è nato principalmente come alpeggio e successivamente è entrato in funzione che è una parte agrituristica. In effetti a tuttora è un agriturismo a tutti gli effetti. Qui animali abbiamo mucche che poi facciamo i formaggi e capre. Che tipo di formaggi fate? La tipica atoma di lanzo. Ecco. Le mucche di che razza sono e le capre di che razza sono? Dunque, le mucche sono valdostane e in parte quelle bara e poi camosciate per quanto riguarda le capre. Questo rifugio è aperto quando? È aperto da aprile fino a fine anno circa, dipende sempre dalle nevicate verso fine anno. Ecco, quindi la gente viene qui per? Soprattutto per gustare i nostri prodotti, la nostra cucina e poi per fare delle camminate. Adesso si sta sviluppando molto con gli stranieri che loro usano come base per fare escursioni di più giorni. Ecco. In che vallata siamo e come si raggiunge questo rifugio? Allora, qui siamo in Val di Lanzo, all'inizio della Val di Lanzo. Questa valle qui si chiama Valle del Tesso ed è 16 km da Lanzo. Si sale per Monastero di Lanzo Chiaves e poi si imbocca lo sterrato a Frazione Mecca che arriva al rifugio. Quindi fate anche vendita diretta delle vostre produzioni qui? Sì, sempre. Uno lo gusta a tavola e poi il formaggio che gli piace può comprarselo, portarlo a casa. Qual è il formaggio che viene più gradito? Assolutamente adesso la capra. Piace molto di più perché è più magro, meno colesterolo e sembra un po' il momento del formaggio di capra. Quali sono i servizi di questo rifugio? Allora, oltre la sala da pranzo, uno può venire in giornata a mangiare, anche 8 camere che uno può venire a farsi il weekend, pensione o mezza pensione, per approfittare e stare qua un paio di giorni all'aria buona e fare camminate in giro. I grandi eventi presentato al Castello di Grinzane Cavour, il palinsesto della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba 2019 che monopolizzerà l'autunno delle Langhe tra ottobre e novembre. Poi ci sposteremo a Torino dove in Piazza Palazzo di Città, proprio nel giorno della festività di San Giovanni, la Coldiretti nell'ambito del mercato di Campagna Amica ha continuato la sua raccolta di firme contro il cibo falso e spazzature. In una sorta di equilibrio perfetto è stato presentato presso la sede del Castello di Grinzane Cavour l'89esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Si attende dunque in autunno questa importante manifestazione. Dal 5 ottobre al 24 novembre la città di Alba accoglie la fiera, eccellente incontro tra esperienze enogastronomiche e sensoriali. Presidente Ciri, un equilibrio perfetto per questa 89esima edizione, immagino che sia con anche un pizzico di emozione che sia qua in veste di Presidente della Regione Piemonte. Ma per me l'emozione è tanta perché io ho iniziato a occuparmi di pubblica amministrazione proprio perché c'era il turismo e quindi ho iniziato il 4 maggio del 1995 a occuparmi di questa città, a occuparmi del tartufo, della promozione e quindi essere qua oggi dopo tanti anni come Presidente della Regione ancora a presentare una fiera del tartufo che è così cresciuta negli anni ed è sempre più importante, è qualcosa che emoziona ma che fa anche capire come qualcosa di buono è stato fatto. Non a caso come presentazione si è scelta la location del Castello di Grinzane Cavour a 5 anni da questo importante riconoscimento UNESCO. Sì, questo è un altro grande passaggio, l'UNESCO è una cosa molto seria, tant'è che abbiamo lavorato 10 anni per ottenere questo riconoscimento, siamo poi riusciti, siamo stati il primo paesaggio vitivinicolo ad ottenere questa grande coccarda che ci dice che siamo patrimonio dell'umanità, ancora prima dei francesi. E allora dobbiamo imparare da questo per capire che non è un dato acquisito, un po' come nell'amore, noi non possiamo pensare che l'UNESCO venga dato per scontato, noi dobbiamo invece ogni giorno riconquistare i nostri turisti facendoli innamorare di questa terra magnifica. Stiamo presentando l'89esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e quest'anno il tema è l'equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, tra cucine stellate e osterie, ma soprattutto tra un prodotto semplice, l'uovo
e il nostro tartufo bianco d'alba. Avremo 8 settimane con ricche di appuntamenti, eventi enogastronomici, culturali, artistici, ma soprattutto le novità di quest'anno. L'atelier della pasta, per coniugare 2 temi, l'uovo e il tartufo bianco d'alba. Avremo le cene insolite per scoprire anche l'aspetto culturale della nostra città. E poi il network delle città creative UNESCO. 2 grandi appuntamenti di sinergia con Limoges per la realizzazione di un oggetto che completa il set dedicato al tartufo bianco d'alba, la pepita. E una grande collaborazione con la città di Fabriano per la realizzazione dei sacchetti per la vendita del tartufi nel mercato mondiale. Sindaco, immagino che sia con orgoglio, anche con un pizzico di emozione, che presenti questa prima edizione in veste di sindaco della città di Alba. Sì, sono sindaco da pochissime settimane e onestamente gli eventi un po' mi hanno travolto, perché sono state settimane complesse. Come si dice, non si nasce imparato, quindi è difficile partire, però adesso ce l'abbiamo fatto, la giunta è stata varata ed è con grande onore che interverrò per la prima volta in questa sede come sindaco all'inaugurazione, alla presentazione della Fiera del Tartufo Bianco d'Alba. Presentazione dell'89esima edizione, si partirà ovviamente come sempre in autunno, il 5 ottobre. Sì, parte il 5 di ottobre, una fiera che dura tanto fortunatamente, gli eventi sono molti, la gente che viene è molta, centinaia di migliaia di persone, e noi lavoriamo per migliorare sempre sempre di più, perché c'è sempre da migliorare. A Torino, lunedì 24 giugno, festa patronale di San Giovanni, Coldiretti Torino ha allestito un mercato di campagna amica nella centralissima piazza Palazzo di Città. Fabrizio Galleati, presidente Coldiretti Torino, riassume le iniziative organizzate dalla Coldiretti nella piazza antistante il Palazzo Municipale della città di Torino, a partire dalla raccolta firme Eat Original, scegli l'origine, per fermare il cibo anonimo, difendere la salute e prevenire le frodi alimentari. Approfittiamo sempre volentieri di San Giovanni, questo è un mercatino storico per quanto riguarda le piazze dei mercati di campagna amica della città di Torino, così come è storico ed è ormai, come dire, per i torinesi una consuetudine trovare il giorno di San Giovanni poter trovare il mercato di campagna amica in città. Il fatto che ci sia una grande affluenza di torinesi per noi è importante per portare avanti la campagna Eat Original, è una campagna in cui Coldiretti si è impegnata insieme ad altri 7 paesi dell'Unione Europea per cercare di fare una proposta di legge a livello europeo che possa contemplare la trasparenza e l'etichettatura dei prodotti. È un progetto importante, un progetto ambizioso, perché dobbiamo raccogliere entro il mese di ottobre 1.500.000 firme. Questo è il numero di sottoscrizioni che ci serve affinché la proposta di legge a livello comunitario possa essere presa in considerazione. Deve essere fatto non soltanto dall'Italia ma anche da altri paesi, ma è inutile nascondere il fatto che Coldiretti e l'Italia faranno, come dire, da padrona rispetto a un'iniziativa di questo genere. Per noi è molto importante, perché l'Unione Europea, dopo varie spinte che sono arrivate soprattutto dalla nostra organizzazione, ha cominciato ad attenzionare la necessità da parte dei consumatori di avere una trasparenza sulla provenienza dei prodotti, in modo tale che ci possano essere da parte dei consumatori e dei cittadini europei scelte consapevoli rispetto a quello che è la traiettoria dei cibi, la sostenibilità della loro coltivazione, l'impatto ambientale, l'etica sociale, quindi tutte cose che sono assolutamente importanti. Purtroppo però questa commissione, quella che è andata, come dire, sta andando verso la fine del mandato, che verrà rinnovata a seguito delle elezioni che ci sono state un mese fa, stava andando in una direzione assolutamente sbagliata, cioè di interpretare l'etichettatura in un modo non coerente rispetto a quelle che erano le esigenze di trasparenza che noi ci auspichiamo di trovare all'interno di un'etichetta. Quindi invitiamo tutti i cittadini in tutte le parti d'Italia, all'interno dei mercati di campagna amica, presso le sedi Coldiretti, quando troverete i nostri ragazzi che vi inviteranno a firmare, sarà per una battaglia giusta, una battaglia coerente, fatta soprattutto per i nostri figli, per i nostri produttori, il mantenimento della nostra agricoltura e l'eccellenza del nostro paese. Ora ci spostiamo in Liguria. UECOP ha organizzato un incontro in collaborazione con EPACA per far capire in particolare le potenzialità di sviluppo dell'ittiturismo, quindi il turismo legato alla pesca e all'acquacoltura. Poi torneremo in Piemonte, in Piazza Bodoni, nel pieno centro di Torino, la festa del grano e tutta la filiera legata a questo importantissimo cereale. Il premio Bosia Ancalau 2019 per chi ha osato andare oltre e alle start-up più innovative è stato conferito l'annuale premio nella località dell'Altalanga.
Arriva nella città di Genova il seminario organizzato da UECOP a livello nazionale per mostrare al settore locale della pesca l'importanza e le grandi opportunità e possibilità che si celano dietro l'attività dell'ittoturismo in un'ottica di piena valorizzazione del pesce di stagione interamente a miglio zero e di questo antico mestiere che caratterizza la Liguria. L'incontro è stato anche il momento per presentare ai pescatori i laboratori di Epaca Coldiretti che hanno come focus centrale gli operatori del settore ittico di tutta la Liguria. L'ittoturismo può essere considerato un'attività alternativa all'attività della pesca. Visto le recenti normative comunitarie che ci impediscono di svolgere l'attività di pesca come era in passato e quindi hanno ridotto notevolmente sia le imbarcazioni che il numero degli operatori, queste importanti attività quali appunto pescaturismo e ittoturismo possono far sì che gli operatori possano continuare a svolgere la propria attività e far conoscere il proprio pescato. Infatti l'obiettivo è proprio quello di somministrare, quindi attraverso anche la ristorazione, far conoscere il pescato locale e quindi il pescato a miglio zero, quindi dalla barca al piatto direttamente, creando quindi opportunità di reddito per i produttori e rendendo più consapevole il consumatore e più vicino al nostro pescato locale. Per diffondere maggiormente l'attività di ittoturismo a livello nazionale, UECOP ha realizzato un progetto il quale ha previsto la partecipazione alla Fiera BIT a Milano delle nostre attività e cooperative che svolgono attività di ittoturismo a livello nazionale, poi dei seminari itineranti sul territorio nazionale per far conoscere a tutti gli operatori del settore pesca questa attività alternativa rispetto all'attività della pesca, perché molti ancora sono scettici o comunque non ben comprendono la reale possibilità di integrazione del reddito e soprattutto la possibilità di poter sviluppare anche attraverso quello l'attività della pesca stessa. Ho iniziato la mia attività di turismo 4 anni fa con il mio socio Luigi, abbiamo iniziato che eravamo in 3, adesso siamo in 27, è una possibilità che ci ha dato la regione di poter migliorare la nostra vita e qualità, nonostante andare a pescare, che è già una bella soddisfazione, abbiamo la possibilità di far da mangiare, quindi con il mangiare noi comunque superiamo certe volte al mare grosso o a tante altre cose che praticamente ci permettono di mantenerci. Attraverso l'attività di ittoturismo come si valorizza il pesce povero? Valorizziamo il pesce povero cercando di far conoscere appunto alla gente quelli che sono i pesci che non arrivano sui banchi del mercato, come i pesci prete, sueli, comunque pesce povero, e trasformandolo e cercando comunque di far assaporare il gusto del Mar Ligure, dei prodotti sconosciuti. Al giorno d'oggi vengono solo valorizzati pesci più, diciamo, importanti e conosciuti, orate, branzini. Si dimentica la bontà di quello che è il prodotto appunto di scoglio e dalla Riviera Ligure. Emanuele, ci descrivi il laboratorio pesca Coldiretti Epaca? Sì, il laboratorio pesca di Epaca Coldiretti è un focus che facciamo sul lavoro dei pescatori in tutta la Liguria, quindi abbiamo deciso di scegliere come tema quello della pesca perché crediamo che la pesca sia uno dei settori tipici di questa nostra regione e lavoreremo come patronato Epaca per aumentare quella che è l'attività a punteggio e quella che sono le nuove frontiere delle erogazioni liberali della nostra struttura e allo stesso tempo per accrescere la reputazione di Coldiretti all'interno di un settore, quello della pesca, che comunque rientra nel Ministero delle Politiche Agricole. Quindi riteniamo che come patronato si possa fare sinergia con Coldiretti per accrescere questa nostra reputazione, questo consenso di questa grande forza sociale che si sta affermando sempre di più nel nostro paese. Festa del grano, questa è l'iniziativa organizzata da Coldiretti Torino domenica 23 giugno al mercato di Campagna Amica in piazza Bodoni a Torino. Il coordinamento Donne Impresa Coldiretti Torino ha proposto una degustazione di pane prodotto da una cooperativa sociale con farine ottenute da antiche varietà di grano coltivate nei campi del parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi.
Grazie alla cooperazione fra imprenditori agricoli, produttori di cereali, il Molino Roccati di Candia Canavese e la cooperativa Panacea che lavora le farine, sono stati offerti ai consumatori pani multicereali con farro, noci al cioccolato, alle olive e alla canapa. La giornata è stata anche l'occasione per raccogliere le firme a sostegno della petizione europea Eat Original, Stop al cibo anonimo. Siamo al mercato di Campagnamica di Piazza Bodonia a Torino, insieme a Donne Impresa col Diretti Torino stiamo facendo un'attività di animazione sul grano, l'abbiamo chiamata appunto la festa del grano ed è una delle attività di animazione proposte dalla Fondazione Campagnamica per dialogare con i consumatori. Oggi Donne Impresa farà assaggiare tutta una serie di pani diversi realizzati con le farine della filiera del pane di Stupinigi, quindi pani dolci, pani multicereali, multifarine, pani speciali. E quindi faremo riflettere un po' sull'importanza di consumare cibo italiano e cibo locale. E inoltre continueremo la raccolta firme It Original per Stop Cibo Anonimo. E tutto, si chiude questa puntata di Obiettivo Agricoltura. Vi ricordo, dopo la sigla, la consueta rubrica settimanale realizzata in collaborazione con Fedagri, Confcooperative Piemonte e lo spazio di Confagricoltura dedicato all'annuale assemblea di Confagricoltura Cuneo. Buona continuazione con i nostri programmi, come sempre sintonizzati su Telecupole. Una buona settimana a tutti. Grazie e arrivederci.